Il dolore è stato amato con voluttà dalle anime grandi. Esso è l'ausiliario della creazione dopo la sventura della caduta e la leva più potente per rialzarlo. È il secondo braccio dell'amore infinito per la nostra rigenerazione. Carissimi amici, pace e bene a tutti voi e buon inizio di una nuova settimana che continuiamo a vivere qui a Pietrelcina nei luoghi di Padre Pio, i luoghi natali di Padre Pio, i luoghi che hanno visto la sua infanzia e la sua primizia sacerdotale. E ci troviamo nella chiesa parrocchiale come sempre e possiamo guardare questa immagine, questa statua di Padre Pio molto bella, inginocchiata, ecco Padre Pio che prega in ginocchio davanti alla sua Madonna. E mi piace sottolineare proprio attraverso questa immagine, mi piace sottolineare questo atteggiamento importante di Padre Pio, perché corrisponde a quello che oggi chiediamo, a quello che oggi Padre Pio ci suggerisce, no? Dicendo proprio che ecco Il dolore, abbiamo ascoltato, il dolore è stato amato con voluttà dalle anime grandi. E chi sono queste anime grandi, fratelli miei? Le anime grandi sono coloro che sanno mettersi in ginocchio. Le anime grandi sono coloro che realmente sanno pregare. E quando a Padre Pio gli chiedevano, Padre, ma tu chi sei? Ma chi sei? Perché? Perché tutta la gente viene da te? Perché? Padre Pio come rispondeva, no? Ricordiamo bene la sua risposta tanto umile e tanto semplice. Sono solo un frate che prega. Questa è la grandezza di Padre Pio. Questa è la sua forza. Da questa esperienza di preghiera profonda, reale, costante, da tutto questo deriva la sua forza per sopportare una croce così grande e così pesante. Ma voi pensate, fratelli miei, le stigmate di Padre Pio non sono stati segni spirituali o segni interiori. No, Padre Pio soffriva, Padre Pio sentiva il dolore alle sue mani, ai suoi piedi, al suo costato. Padre Pio sentiva realmente il peso di questa croce che gravava sul suo corpo. E chi gli ha dato la forza, chi gli ha dato la grazia di poter sopravvivere così a lungo? Certamente la preghiera. Sappiamo bene e conosciamo anche le immagini, no? Quando Padre Pio pregava, quando Padre Pio passava tutto questo tempo in adorazione davanti al tabernacolo, no? Oppure assorto. Padre Pio era continuamente a contatto con Dio, anche nelle testimonianze per la sua canonizzazione. Ecco, i frati ci dicono che Padre Pio, anche se era immerso nella folla, anche se era immerso in tante persone che lo volevano toccare, che gli chiedevano intenzioni di preghiera, che Padre Pio viveva immerso in Dio. E tutto questo attraverso una grande e prolungata preghiera. Fratelli miei, anche noi siamo invitati a pregare, anche noi siamo invitati ad alimentare la nostra anima con la preghiera, ma non una preghiera superficiale, non una preghiera tra virgolette banale. Quante volte io ascolto tante persone che dicono no, io prego la sera prima di andare a dormire. Va bene, importante, bello, ma non basta. Non basta, dobbiamo pregare di più, fratelli miei, dobbiamo pregare di più. Per imparare a pregare, dobbiamo pregare di più. La preghiera diventa scuola di preghiera. E più preghiamo, e più diventiamo esperti nella preghiera. E più preghiamo, e più abbiamo e sentiamo il desiderio di pregare. Le distrazioni non devono impaurirci. Anche magari il poco fervore, anche la tiepidezza nella preghiera non deve spaventarci, ma dobbiamo continuare a pregare. È la costanza, direbbe la Sacra Scrittura, il Nuovo Testamento, è la costanza che ci salva nella preghiera così come nella vita spirituale. Più siamo costanti nella preghiera e più diventiamo esperti di preghiera. Più siamo costanti nella vita spirituale, più diventiamo esperti di questa vita spirituale. Ma non dobbiamo avere la pretesa di saper pregare o di poter pregare, ecco, ad intermittenza, come le luci di Natale. No, un giorno sì, 10 giorni no, un giorno me ne dimentico, un altro giorno non ho voglia e quindi non prego. No, la preghiera deve essere costante. La preghiera ha come caratteristica principale la costanza, cioè ogni giorno, così come faceva Padre Pio.
Io penso tante volte che anche lui, Padre Pio, aveva bisogno di pausa, anche lui, Padre Pio, aveva bisogno di starsene da solo per i fatti suoi, oppure di non pregare perché forse era stanco. Ma chissà quante volte Padre Pio se lo sarà imposto, si sarà imposto di pregare, di andare davanti a Gesù nel tabernacolo, proprio perché questa preghiera diventava davvero una disciplina, ma diventava anche la sua forza quotidiana. Allora, fratelli miei, come diceva Padre Pio, chi è l'anima grande? L'anima grande certamente è l'anima che soffre, ma è l'anima che soffre pregando e che prega soffrendo. E allora affidiamoci a Padre Pio e chiediamogli di avere una preghiera grande, fiduciosa e costante, così come la sua preghiera. A tutti voi auguro una buona e santa giornata.